Buongiorno, innanzitutto grazie all'associazione che mi ha invitato a questo incontro. Sono molto contento, sia perché evidentemente è un invito a parlare sul mio libro, ma anche perché è interessante il tema. Quindi ringrazio molto questa ospitalità. Prima di entrare un po' in merito ad alcune domande che mi sono state poste, faccio una veloce premessa sull'origine di questo libretto. Appunto, questo libretto si intitola Lo scandalo dell'imprevedibile e ha come sottotitolo Pensare l'epidemia. È un piccolo libro, quello che viene chiamato, definito, Instant Book, ed è pubblicato da Interlinea, che è una casa editrice di Novara. Perché voglio fare un attimo parlare di questo, del libro? Perché è chiaro che un evento come quello dell'epidemia ha inevitabilmente messo in moto un universo di parole. Questo era prevedibilissimo. È iniziato a parlare, tutti hanno iniziato a parlare, la gente comune, i medici, i politici, eccetera. Però, e anche questo in parte era prevedibile, con l'andare avanti dei giorni, a mio avviso, questa discussione si è trasformata in una chiacchiera. Si è parlato di tutto, del contrario di tutto. Si sono intervistati cantanti, calciatori, soubrette, meteorologi, chiunque. Si è parlato di tutto. Si è parlato prima che la nicotina faceva bene all'epidemia e poi degli animali che forse, così. Insomma, piano piano si è trasformato in una grande chiacchiera. Almeno questa è la mia impressione, e vale a dire in quei discorsi che si fanno al bar, che si fanno sul ballatoio per passare. In questo senso, la casa editrice, che è una casa editrice a cui ho pubblicato 3 libri, mi ha chiesto appunto, dice, ma facciamo qualcosa un pochino più, cioè che eviti, questo era il punto, che eviti sia la riflessione o l'argomento medico, sia la riflessione, l'argomento economico. Quindi una via di mezzo, poi lo scherzando, io e tu sei un filosofo, e quindi parliamo di qualcosa che non sia né la dimensione medica né la dimensione economica, e quindi affrontiamo. Io avevo qualche perplessità, ma alla fine poi ho accettato, soprattutto per la modalità che è stata quella del dialogo, cioè in realtà è stata un lungo dialogo, una lunga intervista, per cui poi è venuto fuori questo libro. Ecco, che affronta vari temi. Ora, questa era un po' l'introduzione, ora parto un po' dalle domande che mi sono state rivolte, che l'associazione mi ha rivolte, grazie, perché è stato un lavoro notevole. In modo particolare ringrazio Daniela che ha organizzato un po' tutta questa cosa. Io risponderò solo ad alcune, sia per questioni di tempo, perché sennò diventerebbe anche noioso. Allora, la prima domanda riguarda un po' proprio il titolo che mi è stata fatta, cioè mi è stato chiesto: ma cosa c'è di scandaloso nel virus? Cosa c'è di scandaloso in un virus? Cosa c'è stato di scandaloso in questa epidemia? Allora, io uso il termine scandalo, che peraltro prendo da Camus, dal testo La peste, per indicare, come dire, l'intervento improvviso di qualcosa, appunto, di imprevedibile, all'interno di un ritmo della vita che andava da tutt'altre parti. Quello che io chiamo il primo mondo, cioè il nostro mondo, quello avanzato tecnologicamente, diffuso, di una società appunto a libero mercato, abbastanza un mondo ricco, noi facciamo parte appunto del primo mondo, c'è poi un secondo, un terzo, c'è anche un quarto mondo. E il nostro modo di vivere aveva il suo ritmo. Noi, consapevolmente o inconsapevolmente, andiamo avanti, sappiamo le cose, ci organizziamo questo, facciamo quest'altro. Addirittura, lo faccio anch'io, noi progettiamo le vacanze da anno in anno,
Noi progettiamo adesso le vacanze di Natale, alcuni progettano adesso le vacanze di Capodanno e della Pasqua prossima, noi progettiamo gli acquisti, cioè abbiamo un bel ritmo e sostenuto, dopo dirò anche una cosa su questo, sostenuto e noi siamo andati fino adesso tranquilli. Improvvisamente è capitato qualcosa che ha rotto, che ha interrotto questo ritmo. Io dico che noi, nella nostra testa, la maggior parte di noi, le persone comuni, prevede, c'è la possibilità di un terremoto, di un'alluvione, lo sappiamo, di un crollo di un ponte o di un crollo di una casa. E questi sono degli imprevisti che in qualche modo noi prevediamo nel libretto, chiamo gli imprevisti previsti. Infatti noi ci siamo un po' tutti organizzati, no? Sappiamo insomma un po' come fare, poi un po' lo si fa, un po' non lo si fa e via dicendo. Ma a me sembra che questa epidemia abbia assunto un aspetto assolutamente strano. E cioè vale a dire, è come, dico nel libretto, è come qualcosa di primordiale, di primitivo. Se questa epidemia fosse accaduta, si fosse sviluppata in Africa, noi avremmo detto, beh, normale, lì non c'è l'acqua, c'è la povertà, Ebola, chi è che riflette su Ebola? L'Ebola ha fatto molti più morti di questa epidemia, però Ebola si è sviluppata sostanzialmente in Africa, nessuno ci pensa. Se questa epidemia si fosse sviluppata, non so, nelle favelas argentine, beh, tu dici, vabbè, lì non ci sono le fogne, c'è una promiscuità. E da un certo punto di vista, se si fosse sviluppata, i focolai fossero stati al sud, immaginiamo se fossero stati al sud, subito il nord cosa avrebbe detto? Ma per forza, vedete? Voi non fate la raccolta differenziata dei rifiuti, vedete poi cosa succede? Invece questa epidemia è nata in Cina, paese forse oggi tecnologicamente più avanzato, a mio avviso più degli Stati Uniti, in una zona ricca, e poi dove? Qui da noi, al nord, a Bergamo, la zona del Bergamasco, la zona della Lombardia, cioè nel top dell'Europa. E improvvisamente abbiamo dovuto interrompere quello che nessuno mai ci avrebbe fatto interrompere, per esempio il ritmo. Come non andare al cinema? Come non andare a teatro? Negli stadi, nelle palestre, devo dire anche con qualche problema, alla messa, ma come? Non posso cambiare l'auto, non posso andare dal meccanico, non posso andare a lavoro, non posso fare l'happy hour, cioè una roba scandalosa. Tu in un tempo normale, prova a dire ai ragazzi, ma insomma, questa movida a volte la potresti anche evitare, no? Tanti soldi, la droga. I ragazzi cosa rispondono? Ma sei matto? Io lavoro tutto il giorno, faccio quello che voglio, diciamo tutti così. Ma io faccio quello che voglio, con i miei soldi, faccio quello che voglio. È intervenuto un evento che ha impedito di fare quello che vuole. Ecco, per me questo è l'elemento dello scatto. Dovrebbe dire se il virus fosse una persona. Mi verrebbe a dire che uno dice, ma scusa, ma come ti sei permesso? Mentre io sto lavorando, sto facendo un progetto, sto aprendo una fabbrica, sto scrivendo un libro, sto facendo così, ma come ti sei permesso? A gennaio, fra l'altro, in un periodo vivissimo, fosse capitato ad agosto, uno dice, vabbè, ma a gennaio, nel pieno del lavoro. Ecco, in questo io vedo un elemento di scandalo, di dire ma come è potuto succedere? Come è potuto succedere? Ecco, questo io penso che sia il tema, mi sembra interessante rispetto appunto all'intervento di qualcosa di imprevedibile. Ora, leggo qua un po' le cose. Collegato a questo, c'è un'altra domanda. Rispetto a una distinzione che propongo nel libro. Nel libro propongo la distinzione tra il concetto di mondo e il concetto di realtà, che
che non è la realtà. Prendo il concetto di reale da una riflessione che fa Lacan, lo psicanalista. Adesso dico in modo sintetico. Lacan dice: il reale è ciò che non funziona. Lui dice: il mondo, e a me piace molto, io su questo ho sviluppato una mia riflessione, il mondo è ciò che gira, il mondo. Ricordo sempre che la parola mondo in italiano è interessante perché è un sostantivo, mondo, ma è anche un aggettivo. Mondo vuol dire ordinato, pulito, regolato. Noi, il nostro mondo, io gioco con le parole, il nostro mondo è mondo, cioè noi, è un mondo regolato. Progettiamo gli orari, le ferie, le feste, facciamo qui l'idraulico, e questo mondo, tutto e funziona. Poi talvolta non funziona, ma anche quando improvvisamente fuori la ruota dell'auto, vabbè, tu sai che però lì c'è un meccanico, lì c'è un gommista, e così. Il reale, dice Lacan, lui lo fa in riferimento all'idea di angoscia, adesso non sto ad approfondire questo, dice: il reale è ciò che non funziona. All'improvviso, nella vita dell'uomo, emergono delle cose che non girano più, e non solo in senso negativo. Io faccio sempre l'esempio, per esempio, dell'innamoramento. A un certo momento un uomo, magari di 50, 60 anni, una donna, all'improvviso si innamora. E questo succede, non necessariamente questo vuol dire che lascia la moglie o il marito, ma improvvisamente è uno scombussolamento, no? Resto turbato. Le mie giornate non sono più come quelle di una volta. Dico questo che è l'aspetto più positivo. Sono poi aspetti terribili. La morte della persona cara, all'improvviso. E tu hai un bel dire, elabora il lutto. Ma il lutto è esattamente ciò che non riesco a elaborare. Infatti si dice solo il tempo. Ma certo, perché non è che schiaccio un bottone e dico adesso non ci penso più. Rispetto alla persona amata io continuo a pensarci. E le giornate non girano, interessante, e le giornate non girano, non vanno, non mi fanno fare quello che io volevo fare. Allora, anche qui, cos'è che vuol dire? Per me cosa c'è di interessante? Questa discussione, questa distinzione che sembra solo teorica, è questo che c'è di interessante. Che noi dobbiamo prendere coscienza che la vita di ognuno di noi, ma anche del mondo intero, è più ampia del progetto che noi abbiamo su di essa. Lo ripeto, la vita è più ampia del progetto che noi abbiamo su di essa. È chiaro che ognuno di noi ha un progetto, non si può mica vivere a caso, certamente, ma dobbiamo avere la coscienza che questo progetto individua una parte ridotta della realtà. La realtà è molto di più. La vita è molto di più. Quindi, quando non c'è corrispondenza fra il nostro progetto e la realtà tutta, e la vita tutta, adesso uso le parole un po' così, quando non c'è corrispondenza, non vuol dire che la vita è brutta o cattiva. Quando io fallisco nel mio progetto, non vuol dire necessariamente che io sono stato uno stupido. Vuol dire che la realtà, la vita è più ampia e non ho potuto prevedere tutto. Per esempio, non ho potuto prevedere l'epidemia. Avevo pensato di fare un bellissimo viaggio a febbraio, di qui a un certo momento avevo deciso di lanciare sul mercato un nuovo modello di orologio e avevo deciso di lanciarlo a febbraio, e improvvisamente non lo posso fare. Non è che per questo la vita è brutta, o che io sono stato stupido, ma io sono stato bravo a progettare il lancio del nuovo modello di orologio a febbraio. Ma la vita è più del nostro progetto. Ecco, a me sembra questo un elemento interessante. Questo è l'elemento interessante. Da questo punto di vista, e qui riprendo un'altra domanda che riguardava un'altra distinzione che è presente nel libretto,
Per me la distinzione fondamentale, che è la distinzione tra avvenire e futuro. Gli studiosi hanno sempre detto, questo da sempre, da quando l'uomo riflette sul tempo, i filosofi cosa hanno detto? Hanno detto che il futuro è sempre il futuro del presente. Cioè è a partire dal presente che io penso al futuro. È chiaro. Per esempio, se io devo immaginare le vacanze che faccio a luglio, inizio a parlare a partire da adesso, nel senso di vedere quanti soldi ho adesso, quanti siamo, se partiamo con tutti i figli, sono io e mia moglie, con il nipote, con le nipote, beh, a partire dall'adesso che proiettiamo. Ma anche proiettiamo, pensiamo al futuro a partire dalla nostra immaginazione, dai nostri desideri, che sono i desideri di adesso. A me piace tanto il mare. È chiaro che adesso mi sto un po' scoggiando, sto pensando al mare, perché nella mia testa c'è la vacanza è il mare. Per un altro potrebbe essere la montagna, per un altro potremmo andare a fare trekking, non lo so. Cioè, il futuro è sempre il futuro del presente. Quindi il futuro è legato al presente. E quindi noi, come si usa dire anche nel linguaggio comune, noi cerchiamo di ottimizzare il nostro tempo attraverso un progetto. La parola progetto è una parola bella perché dice getto, progetto, getto in avanti a partire da allora. E no, questo non è male, questo è bene. L'uomo non può fare altro che progettare. Ma l'avvenire non è il futuro. Perché la parola avvenire dentro l'avvenire è di avvenimento. E quindi nell'avvenire c'è qualcosa che io non potevo progettare. L'avvenire è più ampio del futuro, quello che dicevo prima. La vita è più ampia del progetto che io ho su di essa. L'avvenire è più ampio del futuro. Io dico l'avvenire è l'altro dal futuro. Quando a lezione devo un po' spiegare questa cosa. Faccio l'esempio ancora una volta dell'innamoramento. C'è qualcuno che può progettare di innamorarsi? È impossibile. Qualcuno tenta di fare, dice io entro un mese voglio trovare il fidanzato o la fidanzata, in genere va incontro a un disastro. L'innamoramento è ciò che accade, se accade, ma non può essere previsto, non può essere progettato. Ritorna alla questione di prima, appunto. L'uomo è progetto, ma non può ridursi al progetto. Allora, una domanda che mi veniva a porre, come ci si fa a preparare all'avvenire? Beh, da un certo punto di vista, l'avvenire, che è pieno di imprevedibilità, l'avvenire non può essere previsto. Non si può prevedere l'avvenire, si può tentare di prevedere il futuro. Ma giustamente la domanda non è come si fa a prevedere l'avvenire, è come ci si fa a preparare all'avvenire. Ecco, io penso che preparare all'avvenire vuol dire accettare e riconoscere il proprio limite, sapere che noi possiamo fare abbastanza, ma non tutto. E che quindi, quando ciò che non abbiamo pensato, progettato, addirittura che non abbiamo immaginato. Quando ciò che non abbiamo immaginato si fa presente, non dobbiamo arrabbiarci, ma dobbiamo accogliere questa cosa. Un esempio classico di questa è l'idea, ma qui è un tema bellissimo, non c'è tempo, è nel rapporto genitori e figli. Ora, è inevitabile che è inevitabile che un genitore si faccia un'idea del proprio figlio e abbia un progetto sul proprio figlio, chiaramente per il bene del proprio figlio. Allora, un genitore dice: io sono un notaio, beh, è già difficile avere uno studio notarile, spero che mio figlio faccia anche lui un notaio, così glielo passo. Io ho un'azienda meccanica, penso a mio figlio.
penso a mia figlia che mi aiuta, magari gli faccio fare lingue, così mi aiuta nel commercio estero, che io devo andare in Cina. È chiaro, un genitore proietta sul proprio figlio la propria immaginazione. È normale. Ma quando poi, se succede, perché talvolta il figlio accetta di fare il notaio ed è contento. Ma se a volte quel ragazzo che tu pensavi che lui facesse il notaio decide di fare filosofia o decide di fare scienze motorie, cioè quando il figlio, per qualcosa che va al di là del tuo progetto, questo non è un affronto o uno scandalo, e quindi torna la parola scandalo, è che emerge un figlio che vuole seguire la sua strada e la sua strada non è la tua. Ora è chiaro che è un po' doloroso questo, io mi immagino uno che ha un'azienda di automobili e il figlio vuole fare filosofia, gli viene una crisi, un genitore dice: dopo tutto quello che ho fatto, ho messo su questa azienda, questa roba, tutto per il tuo bene, lo diciamo, per il tuo bene, e tu vuoi fare filosofia? O vuoi fare l'attore? Lo so, però, e qui arriva la parola interessante per me, che non si può fare altro che accogliere l'imprevedibile. Perché se non lo si accoglie, in genere poi si tenta di distruggere. O tu accogli il fatto che tuo figlio voglia fare filosofia o scienze motorie, perché tu pensavi per lui la carriera notarile, o tu accogli questo, o se non lo accogli, inizierai a distruggere tuo figlio, a porlo in una condizione impossibile per lui, che poi alla fine lui se ne va e non è più figlio. Ora, affronto l'ultima, cioè l'ultima cosa, c'è molto di più, ma voglio stare nei 30 minuti. La domanda è interessante, perché la domanda è stata fatta: lei come vede il paese uscire da questa fase? Ecco, questa è la domanda che un po' si fanno tutti, e cioè cosa ci attende? Ora, io su questo devo, mi permetto di dire una cosa che per me è importante. Io sono contrario a questi luoghi comuni, non sarà più come prima, è cambiato tutto, tutte queste robe qui. Queste sono stupidaggini. Però il problema è questo, è quello che io chiamo la legge dell'incontro. La legge dell'incontro per me è questa. Qualcosa accade senza che tu lo puoi prevedere. Ma l'accadere di qualcosa è solo una parte dell'incontro, non è l'incontro. Perché l'incontro è come tu vai incontro a ciò che ti viene incontro. Scusate, non è un gioco di parole, ma l'incontro si costituisce nel modo di come tu vai incontro a ciò che ti è capitato. Allora, ti è capitato che cosa? Ti è capitato che il nostro ritmo si è rotto. Per esempio, ci è capitato il fatto che abbiamo capito che non è vero che è tutto urgente. Il primo mondo ha vissuto sotto la dittatura dell'urgenza nel nostro modo di lavorare. È pazzesco. Tutti dicono: guarda, è urgente. Guarda, subito, me lo devi fare subito. Che è il tempo dei bambini. I bambini cosa dicono? Tutto. Subito. Non è così? Il gelato subito. Io il bagno lo voglio fare subito. E il pacchetto del regalo lo voglio aprire subito. Questo è il tempo dei bambini, giusto? I bambini hanno un'incertezza sulla loro identità e quindi trovano, cercano una conferma della loro identità, della loro esistenza, ottenendo le cose. Il gioco è mio. Subito. Il tempo dell'adulto non è l'ora. Il tempo dell'adulto si chiama storia. Non è l'adesso.
E la storia è fatta di memoria ed è fatta di speranza, e la memoria è anche fatta di arresti, di errori. Scusate, la storia è anche fatta di arresti, di errori, di passi indietro. Non è un'evoluzione verso un futuro glorioso. La storia non è così. Se noi pensiamo al rapporto con nostra moglie, con nostro marito, è stata una storia fatta di tradimenti, difficoltà, angosce, l'idea che forse era meglio se non mi sposavo con l'altro, con l'altra, però invece adesso di gioie, di cose belle, è qualcosa di intrecciato, di complesso, non ora e adesso. Allora, noi abbiamo voglia di imparare qualcosa da quello che ci è capitato? Io non sono sicuro. Cioè, io non sono sicuro che noi andiamo incontro a quello che ci è capitato con intelligenza e serietà. Io ricordo una frase bellissima di Papa Francesco. Dobbiamo imparare ad essere seri con le cose serie. Allora, abbiamo voglia di questo? Io non lo credo, non sono sicuro. Io penso che per la maggior parte delle persone questo che ci è capitato è stato un incidente che è bene che si risolva subito per ritornare al più presto, ancora al subito, adesso, tutto, per ritornare ancora. Non ho idea. Per esempio, devo dire a tutti gli imprenditori, a tutti i capi, a tutti i direttori che devono trattare meglio i propri dipendenti. Non devono angosciarli col subito, urgente, lo voglio adesso, deve essere fatto immediatamente. La vita non è così. Se ci fermiamo un attimo non succede nulla, non è successo nulla da questo punto di vista. Io detesto le code, però le ho fatte e non è successo niente. Ho impiegato un po' più di tempo a fare la spesa al supermercato. Ma la mia vita, anzi, forse si è arricchita, perché mentre ero in fila pensavo alle cose. Fumavo il sigaro e pensavo a delle cose. E magari se invece entravo subito al supermercato, poi uscivo, dovevo fare la spesa, dovevo fare di qui, fare la lezione, che dicevo. Allora, qual è il paese che ci attende? Quello che un po' vogliamo noi. Se noi abbiamo di imparare qualcosa da quello che ci è capitato, e c'è molto da imparare, perché la generosità è stata tantissima, e la generosità soprattutto delle persone semplici, delle persone semplici, come dico sempre, il bene vero è scritto con la B minuscola, come l'amore vero è scritto con la minuscola, perché l'amore vero è il fatto di pulire un anziano, fargli l'iniezione, accarezzarlo se ha il casco per respirare. Bisogna vedere se noi abbiamo voglia di questo. Io non ne sono sicuro. Speriamo di sì. Grazie.